Sabato 3 marzo a Biancavilla, presso il Circolo Castriota, l'associazione Mercurio ha organizzato la presentazione del saggio Atlante sinottico delle culture umane. L'autore, il professor Ezio Biuso Rizzo, ha spiegato come il testo faccia parte di una ricerca riassumendo come l'essere umano sia fondamentalmente essere culturale. A spiegarlo ai microfoni di V24, il professore Biuso, il presidente dell'associazione Mercurio Giuseppe Bua e il presidente del Circolo Castriota Giosuè Greco. Questo testo naturalmente fa parte di una ricerca, di una serie di ricerche sedimentate nel corso del tempo e che hanno trovato il loro punto ideale di sintesi appunto nel testo che è stato pubblicato. Quindi è tutto un lavoro che segue ormai da più di 10 anni e che è iniziato già negli anni 90. Io parto intanto dal presupposto che qualsiasi novità editoriale nuova che parla di cultura è un apporto chiaramente positivo per il nostro paese. E il professore Biuso è uno studioso veramente importante e stasera ha toccato tanti temi importanti che vanno chiaramente dalla sociologia, ha citato tante volte Max Weber, ma anche sotto l'aspetto religioso. È stata veramente edificante come presentazione di libro e spero che la gente lo possa acquistare. Non solo per l'editore, ma per la cultura personale. L'Associazione Mercurio organizza questo evento perché ritiene fondamentale che i giovani di oggi siano preparati anche culturalmente, poiché una preparazione importante sotto il profilo culturale può certamente dare la possibilità di una via d'uscita anche al nostro territorio. Oggi soprattutto si cade sempre più in un nichilismo culturale che impedisce ai giovani di poter avere una libertà di scelta e quindi di azione all'interno del territorio.